ti piaccio. Perché hai voluto venire con me se non ti piaccio? Se non riesco a farmi amare. Io mi accontentavo anche solo di vederti, di starti vicino. L'altro giorno hai dimenticato sulla mia macchina una lettera di tuo padre. L'ho letta. Quale lettera? Quella in cui ti dice che devi tornare a Catania e cominciare a pensare a sposarti. Non può essere vero. La calligrafia di mio padre non la capisco neanche. Oh, io non voglio sposarti. Voglio solo che stiamo vicini. Vicini. Sant'Antonio, non andartene via. Non ti chiederò niente. Sta sicuro, sta tranquillo. Da me non avrai nessun fastidio. Non sono come le altre. Eppure, anche tu sei come le altre. Che cosa vuoi dire? Tu non sai quello che dici. Sono venuta da te, disposta a tutto, perché ti amo. Ma sono ragazza, capisci? Sono ragazza. Il più cretino e ridicolo dei tuoi compaesani, se sposasse me, non avrebbe nulla da ridire. So che le donne della tua isola, quando vanno a passare la prima notte di nozze negli alberghi di Taormina, sono tutte un pianto. Io non piangerei nemmeno se tu mi ammazzassi. Amore mio, ma cos'hai? Stammi vicino. Stammi vicino. Ma perché vuoi umiliarti? Non posso, non posso. Antonio, perché non puoi? Perché non puoi? Paolo è morto, la zia Santina, poveretta, 30 pulsazioni al secondo, ma il medico dice che potrà vivere 100 anni. Guarda che non ti capiti, per scherzo, di dire la parola cornuto trovandoti a parlare con l'avvocato Palermo, tu che hai questo viziaccio come tuo padre. Perché? Caro, gli è scappata la moglie domenica scorsa. E poi è morto il figlio di Zuccarello in 2 giorni, che non ha fatto in tempo a farsi il segno della croce. Non sai parlare di cose più allegre. Vieni, Antonio, parliamo un po' fra uomini.
Vieni. Ninuccio, vuoi biscotti? No, no, grazie. Un caffè? No, mamma, eh? No. Vuoi un caffè? No. Ti preparo un uovo con il latte. Ah, ho dimenticato. Il professor Calarà non mangia da una settimana. In ogni cosa che metti in bocca senti il sapore di carogna. Continuando così morirà. Stai bene, Antonio. Io credo di avere l'angina pectoris. Ringraziando i Dio, un discorso allegro anche questo. Può darsi di no. Comunque ho il diabete. Mi hanno trovato più zucchero che un frutto candito. Non fare quel muso da funerale. Non mi sotterrano oggi, no? Sono ancora in gamba. Sì, eccomi qua. E se non fosse che tua madre la piglia sul tragico, oh, mi sento ancora un uomo. Oh, non abbassare gli occhi come una ragazzina. Non voglio che ti vergogni di tuo padre. Ti piacerebbe avere un padre plop 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 plop? Eh? Sono sicuro che ti dispiacerebbe avere un padre rammollito. Rammollito come tuo nonno. Dicono che pagava 2 tari per poter guardare svestito Natale e andarsene come era venuto. Ma aveva quasi 80 anni. Bene, tutto questo discorso per dirti che devi prendere moglie. Papà. Papà. Se tu non sposi la... come si chiama? Barbara Puglisi, vero? Vuol dire che tu stesso sei la tua sventura. Ma io questa Barbara Puglisi non l'ho mai vista. Non l'hai mai vista perché quando una ragazza ti piace le volti le spalle come se ti avesse detto figlio... di non so chi. Sei uno scimunito. È ben fatta la tua Barbara Puglisi. E poi è onesta. Ed è ricca. Eh? E che cosa vuoi di più? Io volevo solamente aspettare qualche anno ancora, ecco. Hai quasi 30 anni. E poi io non ti posso più mantenere a Roma. Perché? Sei diventato povero. Beh, povero, no. Fra 10 anni avremo un giardino d'aranci che varrà un 50 milioni. Ma oggi siamo al punto che tua madre è costretta a farsi prestare i soldi dal portiere. Ma sai, ho venduto tutto quello che avevo per comprare questo giardino. Se lo vedessi, quanto è bello. Più bello di te. Eppure... eh? Allora, che hai fatto a Roma in questi 3 anni? Non sei riuscito a combinare nulla? Ti sei mangiato solo dei milioni. Non è colpa mia. Altri giovani hanno avuto più fortuna. Sono entrati nella carriera diplomatica senza concorso. Io ho avuto solo promesse. Ma cosa, lì, quel tuo amico onorevole? Come si chiama? Beh, non ha fatto niente. Sant'uomo dei miei stivali non si è voluto scomodare, eh? Non ne parliamo, quello si è comportato peggio di tutti. Beh, sfido io. Se tu gli stuzzichi la moglie... No, no, non è vero. No, non lo voglio sapere da te se è vero o no. Però, dico io, quel poveretto non si è mai accorto di niente. Ha più corna lui che un paniere di lumache. Doveva venire quel minchione di mio figlio da Catania per farlo diventare geloso. Ma non è vero che è geloso, non è vero che sono innamorato di sua moglie. Ma come te lo devo dire che non è vero? Signor Alfio! Come? Signor Alfio! Ho saputo che vostro figlio è tornato dalla capitale. Guarda che l'avvocato ti crede l'amante della cosa lì, della sottosegretaria, se ti chiede se è vero. No, sì, no. Sì, 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 non gli dire di no, finirebbe col crederci. Oh, oh, buongiorno. Buongiorno. Eccolo qui, è tornato. Buongiorno. Oh, bentornato. Grazie, avvocato, come sta? Ciao, Ed. Che accade in quella sozza cloaca che il Santo Padre farebbe bene a bruciare da cima a fondo? Noi siciliani siamo sempre mal visti, naturalmente, perché abbiamo ingegno da vendere a loro e a quelli che si sentono meglio di loro. Signora? Signora Rosaria? Sì? Ha visto che ciglia lunga suo figlio?
Ma come fa ad avere le ciglia così lunghe? Ma sono ventagli quelle, non ciglia. È vero. Signora, perché non gli do un bacio? Un bacio? Un bacio lì, sulle palpebre. Più su. Ecco. Lì lo baci, lì. Più giù. Vediamo se soffre il solletico. Io ti prego, mamma. Vado un po' in camera mia, sono stanco, scusatemi. Che barba. Deve pungere come la carta vetrata. Tu chi sei? Santuzza sono, la serva nuova. Un giorno ti lasciai per un interno folle miraggio e me ne andai lontano. E me ne andai per ogni suolo strano, cercando amore. E l'amore cercai l'estate e il verno. E sempre andai cercando amore, corsi cercando amore. Ma l'amor non scorsi. E da casa tornai, malato in cuore. Belle, belle, vedrai. Da starci insieme notte e giorno. Ce n'è una che viene da Milano. Che ti dico, cugino mio, ha il fisico della Venere Callipigia. Certi fianchi da sognarseli la notte. Hai fatto bene a venirmi a prendere, avevo proprio voglia di divertirmi. Chi ha organizzato questa festa? Tutto è organizzato dall'avvocato Spanò. Avvocato, molti dicono che non lo sia. E viene da Benevento, pare che l'onorevole Calderara l'abbia fatta eleggere presidente dell'ente cultura. E così tutte le donne delle compagnie di rivista e di varietà che arrivano a Catania sono a disposizione degli amici. Signor avvocato, sa accomodarsi. Come state? C'è molta gente. Eppure l'onorevole Calderara, quello che è venuto da Roma per l'elezione del mio padrone a deputato. Che sto bello figlio qui è? È mio cugino Antonio Magnano. Ah, e com'è che non l'avevi visto mai? È arrivato ieri da Roma. È amico di tutti lui lassù. Lui non ha bisogno delle ballerine. Vedo io, chissà quante signore se lo mangiano con l'occhio. Saluti Antonio. Ehi, giovanotto, bentornato. Onorevole. Sarà vero quello che dicono di te? E cosa dicono?
che sei fortunato con le donne. E tu, sentiamo il tuo parere. Ti piace più un tipo come lui o un tipo come me? Certo, attenti, si può scambiare per una donna. Domandalo a tuo padre che cosa abbiamo combinato nel 22 con queste braccia. Avvocato, faccia un brindisi. Ai più radiosi destini politici del nostro neoparlamentare, a cui tutta Catania guarda con orgoglio e con speranza. Vieni, collega, fatti onore. Domani ti siederai al Parlamento di Palermo a rappresentare il più italiano dei partiti. Ma deve essere maschio, noi ci intendiamo, eh? Andiamo all'avvocato Spano. Andiamo a vedere cosa succede. Coraggio, avvocato. Avvocaticchio, approfitta perché domani parte. Ho i miei dubbi. Ti faccio date da fare, fai vedere cosa ci combini. Sì, sì, mandatela con l'avvocato, così ci divertiamo un po', eh? Caro Antonio, pare che l'avvocato non... Ma no, davvero? Allora, avvocato, è vero che lei non... No, non è vero niente. Avvocato, ha sentito che cosa dicono sul suo conto? Via, dica qualche cosa, si difenda. Io non ci posso credere. Ma non date retta alle chiacchiere di questi quattro piglioni. Io se fossi in lei mi getterei nella cisterna. E che si capa? Certo, è meglio morire. Meglio morire mille volte. Ma come mille volte? Un milione di volte. Giù, adesso basta, finitela. Ma come basta? Adesso che viene il bello. Vai con lui, dai, ti faccio un bel regalo. Dopo te lo dico che regalo voglio. Sì, me lo dici dopo, vai. Coraggio, avvocato, via. Andiamo. Un applauso di incoraggiamento al nostro avvocato. Mi è caduta la fotografia della cuginetta. Io? Come? L'hai rifiutata senza conoscerla, Barbara Puglisi, quella che i tuoi genitori ti vorrebbero dare in moglie. Via, è bello. Ma tu sei un angelo. Ehi, giovanotto, vuoi andare a Palermo come segretario della nostra federazione? Ti ci mando volentieri. Le donne ti faranno diventare tisico. In ogni modo, pensaci questa notte. Ehi tu, vieni con me. No. E perché? Ho lasciato da tempo certi lavori. E adesso quale sarebbe il tuo lavoro? Artista. L'artista? Sì. Cosa stai a fare qui? Niente. Ti sono antipatica. Ma perché? Di, è vero quello che dicono qua a Catania, che a Roma sei pieno di donne e che hai fatto impazzire la moglie di un ministro? Non è vero niente, sono tutte sciocchezze. Lo dicono tutti. Dicono che a Roma le donne ti piangono dietro la porta come tante gatte. Di, non deve restare nessuno, eh? Su, vieni. Di Catania. C'è da vergognarsi a dover rispettare un uomo come quell'onorevole Calderara. Pensare che solo 10 anni fa avremmo fatto finta di essere miopi per non rispondere al suo saluto. Animale. E che forza, che complessione che ha. È come un soldato in libera uscita. Per questo l'avrei fatta anch'io. Ma io mi sono subito accorto di una cosa. Che quell'animale non vedeva per niente. Escluso te, quelle donne ci disprezzavano. Davvero? Nanda ha detto di no all'onorevole, in un modo che le avrei baciato i piedi. A me ha detto che darebbe 10 anni della sua vita per andare una notte con il mio amico sottosegretario. Non c'è più nulla da sperare. Io mi sono rassegnato. Ah, sì.
Anzi, ti sarei grato se tu potessi farmi un grosso favore. Ma, Antonio, mi stai ascoltando? Scusa, che favore, dimmi. Ho visto che l'onorevole Calderara ti ha preso a ben volere. Beh, senti, perché non glielo dici tu di trovarmi un lavoro? Io ho bisogno di lavorare. Non sono più un ragazzo. Allora? Allora, ah, certo, certo, cercherò di aiutarti. Certo. Buonanotte. Che c'è? Che c'è? Antonio? Cos'hai? Ti senti male? No. E cosa fai a quest'ora? Che c'è? Che odore di femmine manda tuo figlio. Antonio, cos'hai? Parla. Volevo dirvi che sposerò Barbara Puglisi. Oh. Dio sia lodato. Rosaria... Antonio, mi dai la vita. Vieni qui dalla tua mamma. Dammi un bacio, caro. Ricorda a tuo figlio che da ora in poi dovrà mettere una croce sulle sue sgualdrine. Finito! Sì. E ricordagli che Barbara Puglisi ha in casa un prete con tanto di cordone e che il suo suocero... fa parte della più seria famiglia di Catania, oltre che ricca. Grazie, Antonio. Bravo, bravo. E poi vedrai, Antonio, che moglie seria. Una ragazza pura come l'acqua da bere. Avvocato Ardizzone! Avvocato Ardizzone! Mi avete chiamato, signor Alfio? Sì, amico mio, voglio darvi una bella notizia. Mio figlio Antonio sposerà Barbara Puglisi, la figlia del notaio Puglisi. Lo conoscete? Rara Aves! Rara Aves! Me ne compiaccio e me ne felicito immensamente! Grazie! L'ha grazie! Fatta. L'ha fatta! Elena! Così si agisce a Catania. Si va a sposare una ragazza che non si è mai vista e non ci si accorge della vicina di casa. Ma Elena! Sì, è la verità, è la verità! Quando abbiamo una ragazza che ci sta sotto il naso, dovremmo almeno guardarla, prima di fare un passo falso in un altro quartiere. Ma Elena! Che sono sfortunata, sfortunata, sfortunata! Sono nata sfortunata! Mio padre, invece di pensare al Senato! Elena, è la noce mia, tu non sai quello che dici! Scusatemi, gentile amico, vogliate accettare nuovamente le mie... i miei... buonanotte, va? Ma quella è matta. Povera illusa! Ma tu che li fai alle donne, si può sapere? Che li deve fare alle donne? Sono loro che hanno il fuoco sotto le sottane. Oh, andiamo bene, Lo sai che anch'io non sono un monaco... e che le donne mi piacciono. E non ti vergogni di dirlo? Ma del resto piacevano a tuo nonno, al nonno di tuo nonno, a lui poi gli piacevano tutte. Era un leone. Non se ne faceva scappare una. Papà, i soliti discorsi. Ah, cosa vuoi? Con noi Magnano le donne vanno in brodo di giuggiole soltanto che le tocchiamo con un dito. Sì. E tu continua pure a farti i tuoi segni di croce. Ma da domani in poi niente contessa Cavallaro, niente moglie del coso lì dell'onorevole, niente figlia del direttore del giornale e niente ballerine del varietà. Siamo intesi? Sì, va bene. Bravo.
Alfio. Stasera sono troppo felice. I giardini di Paternò, i palazzi del Viale e, dopo morto, il vigneto di Via Grande di mio cognato Rosario. Naturalmente. Regalo di tutti i nostri parenti per il valore di 10 milioni. Naturalmente. E voi farete donazione a vostro figlio del giardino della Piana? Ah, no. Naturalmente. No. Naturalmente. Ma allora naturalmente. Purtroppo, come voi sapete, il sindaco attuale si è messo in testa di municipalizzare le nostre acque del Pomiciaro, producendoci un danno di parecchi milioni. Ma se le acque sono state della nostra famiglia, da che mondo è mondo? Io sono andato a Roma, ho messo in moto tutte le mie amicizie. L'unico che può aiutarci è l'onorevole Corollaro, e per questo dopo pregherò vostro figlio. Mio figlio sarà vostro da domani. Naturalmente. Di scrivere al suo amico onorevole, perché sono amici, no? Benissimo. E ora, se permettete, facciamo venire mia figlia e mia moglie. Ah, naturalmente, con piacere. Vuoi chiamarle, padre Rosario? Naturalmente. Dopo saliremo dal barone mio suocero. Il vecchietto è molto malato. Barbara, vieni. Buonasera. Buonasera, Barbara. Voi mi permettete di dare un bacio sulla fronte a vostra figlia? Certamente. Belli come siete tutti e due, chissà che bei figli farete tu e Antonio. Non è vero, padre? Buonasera, signor Alfio, come va? Oh, benissimo. È una bella giornata questa per noi. Vogliamo salire? Papà. Ah. C'è qui il signor Alfio Magnano, lo ricordate? Alfio Magnano? Tu eri assessore quando il municipio ebbe il coraggio civile di piantarmi gli alberi davanti alla casa. Papà. Davanti alla mia casa, per togliermi la vista. A me, il barone Francesco, a me. Papà. E non li sapeste nemmeno piantare. E quando morirono, mi gettaste la calunnia che li avevo avvelenati io. Voi, ladri svergognati, io... Papà! Non è niente, vieni. Non ti preoccupare, eh? Andiamo, bambino. È uno svenimento, ora si rimetterà. Andiamo a giocare. Andiamo. È morto. Meglio non dirlo a nessuno fino a domani. Non è niente. Passerà. Povero barone Francesco. Ti ricordi quando fece avvelenare gli alberi? E come non mi ricordo? Come farà a avere quelle ciglia? Che bello figlio che è! Che bello! Nessuno, vecchio di 90 anni. Mi pare che il sindaco ti abbia sorriso, rispondi. Guarda un figlio di Alfio qua, fidanzata. Non
non guardare i balconi, ricordati che sei fidanzato. Il sindaco deve sentirsi la coscienza sporca se non ha avuto il coraggio di venire. Sarebbe bene che tu scrivessi oggi stesso al tuo amico onorevole. Sì, sì, certo, ti scriverò, ma non so se... Antonio. Figlio è un minchione. Se non c'ero io, stava per dire che il ministro non è suo amico. No, lo sai com'è Antonio, è modesto. Ma con modesto è un cretino. Alfio, cosa fai? Tutti ci guardano. Ecco Barbara Puglisi. Grande famiglia. Ah, grandissima. Questa, corna, non ne fa. Oh, non volevo, mi scusasse tanto, avvocato. Niente, scusi. Io a mia moglie la cacciai fuori di casa 100 anni fa. Allora, che c'è, Antonio? Che cos'hai? Sono felice, papà. Sono tanto felice di sposare Barbara. Purtroppo mi dispiace di questo incidente. Ma dicono che porti bene. Sì. Vieni. Andiamo, su. Andiamo. Antonio? Senti, scusami se ti disturbiamo a quest'ora, ma volevo dirti che la tua lettera al sottosegretario ha avuto subito il suo effetto. Ah, lo sapevi? Allora ricordati della mia preghiera. Non te ne scordare, eh? Sono contento di andare a Roma. Oh, mi darai qualche indirizzo, Antonio? A Roma vi toccherà fondare un asilo per i figli delle dattilografe. Figurati se ne lascia una, questo qui. Ah, non lo stare a sentire, Antonio. Questo qua non ragiona. Sei solo? Sì, sono solo. Lo sai con chi siamo? Indovina. Ti faccio sentire una voce. Antonio, non ti ricordi di me? Antonio! Perché non vieni qui? Fai il favore, via gli amici che la smettono. Non posso, non posso. Ciao. Scusatemi. Chi era? Ah, era mio padre. Voleva sapere se avevo le chiavi del portone. Uno di questi giorni dobbiamo andare nel tuo giardino alla piana. Avete scavato il pozzo? Sì, sì, credo di sì. Come credi di sì? È il tuo pozzo. È una cosa importante avere l'acqua propria. Certo, hai ragione. Vedrai, poi me ne occuperò io stessa. Quante piante d'arancia avete? Credo, non lo so. No, non lo so, lo so. 20.000. Ma allora è un podere bellissimo. Sì. Voscenza. Io avevo comanne, voscenza. No, donna Maria, potete andare. Buonanotte. Maria, non vi dimenticate di mettere una brocca d'acqua fresca in camera mia. Del resto adesso vado anch'io. Con voi resterà vostro padre. Tino, io vado a letto. Buonanotte. Buonanotte.
Sono tanto felice. Chissà quante altre donne hai conosciuto a Roma. Hai una brutta fama. No, no, a Roma tu non sai. Non sai. Un nodo indissolubile che nessuna forza umana e terrena potrà mai sciogliere. Ma ricordate, non esistono rapporti tra moglie e marito, tra madre e figlio, tra fratello e fratello, tra amico ed amico, che Cristo non vi sia con la sua voce. Nel libro del cielo vengono scritti in questo momento, uno vicino all'altro, i vostri due nomi. Nessuno potrà mai cancellarli. La donna sarà soggetta al marito come al Signore, poiché l'uomo è capo della donna come Cristo è capo della Chiesa. L'uomo abbandonerà il padre e la madre e starà unito alla sua moglie, e i due saranno una sola carne. Ma non dimenticate che nulla è nascosto che non si sia. Sei contento? E infatti, quelle cose che sono fiero. Le tenebre saranno udite nella luce. Ma e tu? E ciò che sussurrerete nell'orecchio altrui sarà gridato sui genitori. Ed ora andate, sposi novelli, con la benedizione di Dio. E dove andranno ad abitare? In campagna. Nella casa del padre di lui. È una bella casa, piena di sole. Grazie. Grazie. Scusate. Vieni, Luzza. Antonio, benvenuti. Grazie. Ehi, Fiore, signorina. Auguri. La madre di Giovanita, si danno 70 anni. Ne ha 90, signorino. Anzi, 93. Vieni. Ma adesso a porta. E questa è la nuova cameriera, signorino Antonio. A servirla, signora. Come vi chiamate? Francesca mi chiamo. Sono vedova con 7 figli. 7 figli? Tutti morti, che a 2 mesi, che a cieca, a quaccio. Ma 7 ne ho fatti, 7 figli. E voi, signora, quanti ne volete fare? Carmela. Ci piace qua? A Monini. Signorina, a quest'ora io lo so come sono i Magnano. Angelo mio,
Quanti baci mi vuoi dare? Tu mi baci sempre. Un milione di baci mi avrei dato da 3 mesi che siamo qui. Aspettami. Vado a prenderti delle arance. Avete sentito male? No, sto benissimo. Sono passati 3 mesi ormai. È così che comincia, bella madre di Dio. Comincia che cosa, Francesca? A nascere il figlio. Ma noi abbiamo deciso di non avere figli. Non avere figli? Oh, ma è peccato. Non si può fare, è peccato. Dio vuole che i tuoi sposi mettano al mondo i figli, se no è peccato. Come si fanno i figli, Francesca? Come? Con quel marito che tenete, a me fate questa domanda. A me? Oh, bella madre di Dio. Anche questa dovevo sentire, come si fanno i figli. Ma voi alla notte, che fate con vostro marito? Va? Me lo volete dire? Come li fanno le bestie? Sì, i galli con le galline. Mai li avete visti i galli con le galline? Devi mandare via Francesca subito. Non la voglio più vedere. Perché cosa ha fatto? La devi mandare via subito. Mi ha detto delle cose orribili. Non la voglio più vedere. Sì, certo. Certo. Signor Antonio! Signor Antonio! È arrivata. Sta giù al cancello. Santuzza, vieni, vieni. Benvenuta. Grazie. Come stanno i miei, mamma, papà? Stanno bene? Bene stanno. Hanno brontolato quando ho chiesto che tu venissi qui? Un poco, signor Antonio. Permesso. Vedrai come starai bene qui, sarai contenta. C'è anche meno da lavorare. Questa è la tua camera. Me l'hai detto tante volte che quasi ci credo. Mi ami, Barbara, mi ami. Sei mio marito, Antonio. Come potrei non amarti? Voglio dire, mi ami ancora. Mi ami ancora anche dopo quello che ti ha detto Francesca. Dopo che sai. Rispondimi. Ti amo di più,
Ancora di più. Davvero non mi inganni, Barbara. Tu non sai quanto ti amo io. Davvero non mi inganni. No, non ti inganno. E mi amerai, anche fra un anno, sempre. Malgrado tutto, mi amerai. Ti amerò sempre, Antonio. Perché dovrei cambiare? Sarai sempre il mio sposo per me. Cosa avete detto? Ma se un passo fa lui e un altro ne fa lei, perché non dovrebbero andare d'accordo? Va bene, signor notaio. Sì, salite, salite. Ah, guarda che sta venendo il signor Puglisi. Dice che deve parlarmi. Hai sentito, Rosario? Ah, e smettila di tormentare quei poveri santi. Ho fatto bene ad alzarmi presto questa mattina. Il signor Puglisi mi ha telefonato e mi ha detto che Antonio non si comporta bene, che le cose fra Antonio e Barbara non vanno affatto. Avessi sentito con che voce mi ha detto che vuole parlarmi. Signore, aiutaci. E tu cosa gli hai risposto? Oh, che sono qui ad aspettarlo. E che passando dal tabaccaio mi prenda due sigari, dato che mia moglie questa mattina se n'è dimenticata. Tempo di pensare a queste cose. Cosa vuoi? Che mi vesta a lutto perché mio figlio fa il gallo con sua moglie? Sta a vedere. Lui si diverte a grattarsi e io mi prendo le sue pulci. E poi mio figlio ha sposato una donna che gli piace. E fa bene ad amarla finché gli piace. Mi sembra una cosa abbastanza evidente, no? Se sua figlia piace a mio figlio, lui non se ne immischi. Si sono forse sposati con l'acqua dell'insalata. Padre figliuolo, Spirito Santo, ma cosa dici? E allora, cosa vuole? Lo sapeva che mio figlio era un uomo con tanto di... No? Madonna benedetta, aiutateci. Ma di che hai paura? Non lo so, ma è meglio quando queste cose non accadono. Oh, Rosario, non mi seccare, vai, va. Vuole entrare, no? Cosa aspetti? Lo lasci fuori dalla porta. Prego, si accomodi. Buongiorno. Si accomodi, è in casa sua. Mio marito lo aspetta. Rosa, metti a posto quel quadro di Sant'Agata. Sì, brava, rimetti Sant'Agata al suo posto. Adora i santi. Avete portato i sigari? Allora, che cosa c'è, signor Puglisi? C'è che le cose dei nostri figli non vanno bene. Caro notaio, se volete che vi dica la verità, anch'io avevo l'intenzione di telefonarvi per lo stesso argomento. Ah, sì? Sì, perché anch'io avevo inteso dire... Lo sapete che qui a Catania nessuno si occupa delle corna che porta in testa. Avevo inteso dire che Barbara era dispiaciuta. Non è possibile. Credete a me, non dobbiamo esagerare. E se volete il mio parere... I genitori, in queste cose dei figli, non dovrebbero immischiarsi. Fino a un certo punto. Sì, fino a un certo punto, naturalmente. Se le cose passassero il segno, se la salute di lei ne soffrisse, allora sì, ma parola io, una voi... potremmo far capire ad Antonio che, insomma... Caro signor Alfio, le parole in queste case non servono a niente. No, caro notaio, non siamo bestie, siamo cristiani battezzati e cresimati... Se Barbara soffre, Antonio sarà il primo a preoccuparsene. Barbara soffre soltanto moralmente. Ma non capisco perché Barbara dovrebbe soffrire moralmente. Non mi sembra un'offesa per la moglie il fatto che il marito sia troppo affettuoso con lei. Ma non si tratta di questo. Come non si tratta di questo? Non si tratta di questo. Non si tratta di questo.
Beh, allora, di che si tratta? Io credevo che voi sospettaste qualche cosa e vi assicuro che questo mi renderà assai difficile spiegarmi e anche molto penoso. Notaio, ditemi tutto, tutto. Mio figlio è forse malato? Non so se si possa dire che sia malato, ma il suo stato... Il suo stato? Ma che ha? Che ha? Spiegatevi, che cosa c'è? Calmatevi, vi prego. La sua salute non è per niente minacciata. Antonio sta bene, solo che... Che cosa? Signor notaio, vi prego, spieghiamoci chiaro e senza tanti ritornelli. Cos'è accaduto? È accaduto che mia figlia, dopo 12 mesi di matrimonio, è tale e quale come uscita dalla sua casa, intatta. Intatta. Intatta! Eh già, proprio come vi ho detto. È impossibile! È impossibile, impossibile! Nemmeno se lo vedessi con i miei occhi ci crederei. Lo sapete perché mi hanno fatto federale di Catania? Perché sono stato con 9 donne in una notte. Ma come potete essere così pazzo da credere a una minchionata simile? Chi ve l'ha detto? Chi? Non certo mia figlia. Vostro figlio si è dimostrato invece un uomo molto leggero. Oh, notaio, state attento a quello che dite. Io conosco Antonio. Lo conosco, lo conosco. È sempre stato un Don Giovanni. Perché ora? Ora con sua moglie sarebbe... Perché? Io non so perché. In ogni caso vi avverto che la cosa rimanga fra noi e che nessuno sappia nulla. Eh già, e dopo? Dopo. Si vedrà come stanno le cose. Perché devo pure parlare con mio figlio. Padronissimo di farlo. Anzi, è questo il vostro dovere. Voi dovete difendere gli interessi di vostro figlio, io quelli di mia figlia. Ma gli interessi di mio figlio e quelli di vostra figlia, caro notaio, sono gli stessi. Sarebbero gli stessi se Antonio e Barbara fossero veramente marito e moglie. Ma così... Come? Non si sono forse sposati con tutti i sacramenti? Voi sapete, caro signor Alfio, che un matrimonio in queste condizioni è come non fatto. È un matrimonio nullo. Nullo? Un matrimonio nullo? Siete voi che lo dite, eh? Perché oggi vi fa comodo così. Non lo dico io, lo dice la Chiesa. Quale Chiesa? Quale Chiesa? La Chiesa di chi? Eh? E quando l'ha detto la Chiesa? Non l'ha ancora detto, ma lo dirà. Caro notaio, mi fate ribrezzo. La vostra anima è sporca. Il vostro cuore è duro come una pietra. Voi buttate nero, nero come le seppie. Signor Alfio, se la prendete ancora per questo verso, io vi tolgo il disturbo e me ne vado. E andatevene! Andatevene! Vi dico un'altra cosa. Non credo una parola di quello che mi avete detto. Parlerò con Antonio e si vedrà. Ecco bene, parlate pure con vostro figlio. Buongiorno. I miei saluti alla signora. Se ne infischia dei vostri saluti, mia moglie. Teneteli per voi. Hai sentito? Bugiardo, calunniatore. Ti figuri il nostro Antonio? No, lo vado a raccontare ai suoi clienti, a quei 4 minchioni che lo stanno sempre a sentire. Non a me, no. Io divento pazzo. Alfio, non stiamo qui a stracciarci il cuore
e non facciamo la sola cosa che dovremmo fare. Che cosa? Ma Alfio, parlare con Antonio. Sì, hai ragione, è giusto. Gli parlerò. Vieni. Qual è il suo numero? Lo sai, 17420. No, non lo so. Non l'avessi mai saputo. Questo numero che comincia col 17. Dammi gli occhiali. E sugli occhi? No, non ci vedo lo stesso. Fallo tu. Che non mi venga a rispondere il notaio. Mi faccio mordere la lingua. Pronto? Pronto? Sei tu, papà? Antonio! Sì, sono io. Antonio! Antonio! Che ti succede, papà? Che cos'ho? Domanda che cos'ho. Antonio! Casca dalle nuvole. Lo sapevo, è tutta una minchionata. Vedrai. Ma va bene, allora. Non ci sono novità? No, che io sappia, no. Proprio nessuna, nessuna. No, nessuna. No. Perché ti telefono per dirti che tua suocera è una canaglia. Perché dici questo? È stato qui da me stamattina a rompermi il cuore con certi discorsi che... C'è qualcuno per caso vicino a te? Sì, ma parla. È un pazzo. Bisogna farlo rinchiudere. Questo farabutto. Perché ogni parola che dice... Oh, mi fa schifo solo a pensarlo. Ma sai cosa ha avuto il coraggio di dirmi qui, in questa stanza? E ha detto che Barbara... Barbara è ancora come quando è uscita di casa, intatta. Antonio. Perché è andato da mio padre? Figlio mio, rendati conto che non potevo fare diversamente. È accaduta una disgrazia. Che cosa ci vuoi fare? Perché è andato da mio padre? Cosa ne sa lei? Risponda! Io so tutto quello che c'è da sapere. Tutto? Sì, tutto. Ma allora perché non è venuto da me invece di andare da lui? Si poteva... Che cosa si poteva? Conosco queste faccende. Non c'è altro rimedio che cercare di convincere Barbara. Ma convincerla a che cosa? A considerarsi quello che veramente è. Una signorina che non ha mai sposato nessuno. Chi deve giudicare questo? Non siamo né io né lei. Ma è Barbara. Barbara è una giovane di giudizio e saprà giudicare.
Tu lo sai che stamattina tuo padre è andato da mio padre? Sì, lo so. Da quando lo sai? L'ho saputo dopo. Ma come tuo padre prende una decisione così importante senza consultarti? Dimmi la verità, Barbara. Tu approvi quello che ha fatto? Rispondimi, lo approvi? Sì. Avevamo giurato di volerci bene lo stesso, anzi di più. Quante volte mi hai detto che Dio benediceva la nostra casa? Ma ora ho saputo che la Chiesa non ci benedice più. Ma perché? A chi facciamo del male? A nessuno facciamo male. Ma il nostro matrimonio non esiste davanti a Dio. Da quando sai che il nostro matrimonio non esiste davanti a Dio? Da quando me l'ha spiegato il signor arcivescovo. Avete parlato di questo anche con l'arcivescovo? Sì, solo 7 giorni fa. Ma com'è accaduto? Perché hai detto tutto a tuo padre? È stata Francesca. Quando l'abbiamo cacciata via di casa l'estate scorsa. E io ho dovuto confermare. Ma perché quest'uomo rispettabile si è preoccupato dei nostri rapporti solo 7 giorni fa? Se erano dei mesi che sapeva. Evidentemente avrà dei progetti sul tuo conto. Non lo so. Barbara, dove è andato il bene che mi volevi? Rispondimi, dove è andato il bene che mi volevi? Io te ne voglio sempre, ma non più da moglie e marito. Perché non più? Perché non siamo moglie e marito. E da quando non lo siamo? Non lo siamo mai stati. Io non lo sapevo. Amore. Ma ora lo so. Ma non ti sei accorto che da quando mi hanno spiegato io non posso stare accanto a te senza diventare rossa come il fuoco? No, Barbara, no. Bisogna che noi confessiamo il nostro errore alla Chiesa e che essa lo ripari. Che lo ripari come? Annullando quell'atto di matrimonio che noi le abbiamo carpito con l'inganno. No. Sì, con l'inganno. Hai fatto male a sentire, mamma. Non dovevi sentire. Barbara! Non dovevi! Antonio. Così non può continuare. Antonio, non fare così, non ti disperare, non devi fare così. Antonio. Io sono pronto a inginocchiarmi davanti a Barbara, davanti a suo padre, se involontariamente li ho offesi. Ma no, caro, non è colpa tua. E non ti devi inginocchiare davanti a nessuno. Il mio caro Antonio, bello come il sole. Antonio. Lascialo in pace, non vedi che vuole stare solo? Io divento pazzo. Ma come... come può essere? Ma cosa vuol dire? Che è successo? Che è successo, Antonio? Ma perché? Con te ha parlato. È con me che devi parlare. Io sono tuo padre. È con me che devi parlare. Tu mi devi dire una cosa. Dimmi, Barbara è come tutte le altre donne? Ah, sì, certo, sì, certo. Noi donne siamo fatte tutte allo stesso modo. Mettiti il cuore in pace, forse... forse c'è ancora qualcosa da fare. Sta zitta tu. Allora, l'hai fatta apposta. Non hai voluto, vero? Rispondi. Non rispondere, Antonio. Non importa, caro. Lascialo in pace. Se si sente di parlare, parlerà. Antonio... ti prego, è vero che l'hai fatto apposta. Sì, papà, l'ho fatto apposta. Signore, ti ringrazio. Non voglio sapere di più. So io quello che si deve fare. Anche
Anch'io so quello che si deve fare. Pronto? Siete voi, signor notaio? Sono Alfio Magnano. Ho una proposta da farvi. Venite oggi stesso con me e con mio figlio Antonio da una donna. Da una donna, sì. Starete a guardare. E vedrete che mio figlio non è un impotente. Capito? Vuole che la faccia parlare con Barbara? La faccia parlare subito. Ma guardi che quella ragazza ha un cuore severo. Che vuol dire severo? Un cuore che Dio ha creato per confondere noi poveri sacerdoti. Tutti i suoi sentimenti sono in regola. Noi non dovremmo che approvarla e ammirarla. E non di meno, se dovesse ascoltare il mio sentimento e non il mio giudizio, quella ragazza in chiesa non la farei entrare nemmeno morta. Padre, mi faccia parlare con questa santa figliuola. Barbara di là in sacrestia e lei potrà vederla subito, ma ci perderà il fiato. Ormai quelle narici sono piene dell'odore dei soldi. Che vuol dire? Sì, l'odore dei soldi. Il duca di Bronte, che sarà il marito di Barbara quando avrà annullato il matrimonio con vostro figlio, possiede molti miliardi. Eh già. Certe volte mi picchio la testa perché penso che il Signore ha voluto prendermi in parola quando lo pregavo di calmare mio figlio, che era troppo galletto. Lo vuoi calmo? Ha risposto il Signore. Ecco fatto che te lo raffreddo per bene. Può essere, padre, che il Signore abbia voluto punirmi mandandomi questa vergogna. Non è per niente una vergogna, signora Rosaria. Suo figlio non ha ammazzato, né rubato, né posseduto la donna d'altri. Oh, sì, è vergogna, padre, vergogna. Tant'è vero che la Chiesa ci dà torto. La Chiesa non dà torto a nessuno, semplicemente annulla il matrimonio. E ha detto niente. Annulla il matrimonio. Fa quello che vuole Barbara, che vuole il notaio, che vuole il duca di Bronte. Anche il signor arcivescovo si è dimenticato dei favori che gli ha fatto mio marito. Nessuno mi vuole aiutare. Nemmeno lei, padre Raffaele. No, signora, è ingiusto quello che dice. Io sono pronto a baciare i piedi di suo figlio da quel peccatore che sono. È Barbara che deve baciare i piedi a mio figlio. Non lei, padre Raffaele. Quanta confusione in questa povera testa. Vada, signora Rosaria. Perdono, mi deve chiedere Antonio per l'offesa. Che dici? Che stai dicendo? Ma perché ti ho offesa, Antonio? Io gli ho voluto bene come all'anima mia e credevo che anche lui me ne volesse. E perché? Non era la verità? No, io non sono più una bambina. Ora io ho saputo. Ma cosa hai saputo? Quello che una donna maritata deve sapere. Spiegati. Antonio non mi ha mai voluto bene. Mi ha trattata come un pezzo di legno. Ma se ti portava in palma di mano, se gli lucevano gli occhi quando ti guardava. Mi disprezzava. Finché non mi avrai spiegato perché ti disprezzava, io dirò che questa è una scusa. Una scusa? E allora perché mi ha trattata così? Insomma, Barbara, qui siamo due donne maritate. Tu non sei più una bambina. Io alla tua età avevo già un figlio di 12 anni. Non è colpa mia se non ho un figlio, signora. Ehi, ragazzina, a me non mi devi mancare di rispetto. Io sono buona e cara, ma queste parolette col veleno dei puglisi dentro con me non attaccano. Arrivederla. Aspetta, e non credere di impressionarmi. Tu puoi metterti in piedi, seduta, coricata, a testa sotto, a piedi all'aria. Di qui non usciremo se non ci siamo dette la verità. Lei la sa. Zitta, parlo prima io. E comincio col dirti che a me quella storiella del disprezzo di Antonio non me la devi raccontare. Tu lo sai meglio di me. Che Antonio non ti disprezza e anzi ti vuole bene come gli occhi suoi. Sì, però... Sì, però niente. Gli è accaduta una disgrazia, come può capitare a chiunque. E lo sai quando capita?
Capita quando si vuole molto bene. Quando il cuore batte troppo. Quando la persona che si ama si crede una cosa del cielo. Ma io non sono una cosa del cielo. Ti aspetta che finisca di parlare. Tu non eri dentro al fuoco. Che non potevi aspettare ancora un po'. Non era l'aria che ti mancava. Speravo che lei fosse venuta a consolarmi sapendo quello che ho sofferto. Ma che cosa hai sofferto, Barbara? A me mi viene a raccontare queste cose. Mio marito andò a fare il soldato 20 giorni dopo che eravamo sposati. E io sono rimasta ad aspettarlo qui da 2 anni. Senza smanie. Perché ci pensava? A quella cosa. Insomma, non sono qui per farmi offendere da lei. Male a parlare con lei. Non dovevi darle questa soddisfazione. Ho imparato come bisogna parlare coi pugliesi, questi sporcaccioni. A bocca stretta, come fanno loro. Mi sono studiato certe paroline fredde e quando incontro uno di loro. Va un po' a casa per conto tuo. Ma no, Alfio, tu non ci puoi far niente con quelle volpi. Ti ho detto, va subito a casa e lasciami solo. Padre! Padre Rosario! Buongiorno, padre. Mi scusi, sa? Ma lei che se ne intende mi deve spiegare una cosa. Come mai la Chiesa considera nullo un matrimonio per una ragione così prosaica? Io non me ne intendo affatto, caro signor Alfio. Le assicuro che negli imbrogli dei giovani non mi ci voglio immischiare. Loro si sono fatti il manico e loro si facciano la quartara. Io non c'entro. No, 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 io vorrei essere informato sulla cosa così in generale, non per quanto riguarda mio figlio. Senta, caro amico, parliamoci da buoni cristiani e da buoni parenti. Capisco il suo dolore e la sua indignazione, ma no. La prego, entriamo in quel portone. Così potremo parlare meglio. Allora, mi spieghi. Perché la Chiesa annulla un matrimonio per il solo fatto che i due coniugi non compiono. Cosa vuole la Chiesa? Che notte e giorno. Oh, il matrimonio, signor Alfio, è un sacramento. Oh, appunto per questo. Una cosa sacra non si può rompere dall'oggi al domani solo perché il marito non ha voluto. Oh, ma la prego, non dica. Ah, allora il matrimonio è quello che è. No, il matrimonio non è quello che è. Il matrimonio, le ripeto, è un sacramento. E sa chi sono i due officianti? Gli sposi stessi. Il sacerdote consacra, non officia. Ah, benissimo. Ma dove sta scritto che se al marito non gli va di... il sacramento viene annullato? Ma non parli così, la prego. Il matrimonio consiste in due elementi, uno spirituale e uno materiale. Ah, bene. E se questo matrimonio una persona lo considera soltanto un'unione spirituale? Cosa da dire la Chiesa? Nel matrimonio, caro signor Alfio, l'atto materiale è sacro come quello spirituale. Caro una sanguis unus. Parli cristiano, reverendo, e si faccia... Una sola carne, un sangue solo. Ah, ora ve ne venite con questo ritornello, ora che avete messo gli occhi sulle terre dei Bronte, eh? E quando mio figlio a Roma e io in altre parti facevamo caro una sanguis unus con delle altre donne, perché voi confessori strillavate tanto da dentro i vostri confessionali? Ma signor Alfio, lei non vuole proprio ragionare. Voi facevate caro una sanguis unus con donne che non erano vostre. Oh, sì, non erano le nostre, ma erano ben felici di esserlo. La sto pregando di non parlare più no, così. No, 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 no. Io parlo come mi pare quando mi pare. E allora me ne vado!
e io le corro appresso e la svergogno per la strada. Lei, caro amico, non può dir nulla di cui debba vergognare. E io dirò che la carne dei pugliesi si vende a chi la paga meglio. Lei ora sta sbagliando. Io lo sto sbagliando. Sì. No. Sì. No. Sì. No. Buonasera. C'è mio cugino Antonio. Ha il morbillo il signor Antonio e non lo fanno avvicinare da nessuno, nemmeno la moglie. Perché la signorina Barbara, il morbillo, un lebbido piccirida, e quando non si è avuto da bambini... Va bene, ma non posso parlargli attraverso la porta? No, no, risuono che non deve entrare nessuno. Come sei carina. Piccolina ma carina. A me piacciono le donne piccoline. Ehi, dove vai? Vieni qua. Vieni qua. Ma che c'hai paura? Su, alza la testa. Fatti guardare a me. Andate via. Il signor Antonio non vuole vedere nessuno. Allora lasciami parlare con suo padre. Ma no, Vurissi, non si può entrare. Il signor Antonio non vuole vedere nessuno. Che posso farci io? Santuzza? Chi c'è di là? Ciao, zia. Oh, Edoardo, sei Ciao. Tu. Oh. Come stai? Sei tornato? Sì, è il cielo che ti manda. Tu sai, hai saputo. Sì, ho saputo. Edoardo, tu puoi aiutarci. Con te Antonio ha confidenza. Noi non abbiamo più il coraggio di parlargli. Sarai Dio in terra per me. Se riesci a fargli dire la verità, com'è? Proverò. Non vi preoccupate. Chi è? Sono io, Antonio. Come stai? Vieni, vieni, Edoardo. Sei tornato. Come stai? Non mi dire anche tu che mi trovi cambiato, perché me lo dicono tutti gli amici che incontro. Come sei cambiato? Ma, che schifo. Solo schifo provo. Se vuoi saperlo, do le dimissioni dalla carica che ho ottenuto con le tue raccomandazioni. Ho conosciuto chi sono i miei connazionali e gli uomini in genere. Credimi. No, la gente è troppo cattiva. E mi fa paura, Antonio. Ora capisco perché anche tu sei venuto via da Roma. Lo sai che mia moglie si sposa con il duca di Bronte? Sì, lo so. Perché credi che lo facciano lei e i suoi? Il fatto è che i Bronte sono ricchissimi. Oggi è l'unica cosa che conta, lo sai anche tu. Hai sempre la 600? No, mi era venuta noia e l'ho cambiata. L'ho cambiata con una più grande. Non so neanche perché. È un mese che sto chiuso qua dentro, vedo solo Santuzza. Non so quasi più come è fatto il mondo. Portami fuori, Edoardo. Andiamo a fare un giro. Non mi vuoi parlare? Di che? Di tua moglie. Di quello che ti è successo. Di te. Non c'è niente da dire. Niente. Andandomene via da Catania, caro Antonio, ho perduto capre e cavoli. Non ho più niente. Dico di capitale morale. La rendita della campagna materna c'è, grazie a Dio. E per questo, fregandomene di tutto, resterò conservatore.
Ti assicuro che la cosa meno dolorosa da conservare è la miseria di Catania. E qui almeno ci conosciamo. Sappiamo che razza di vecchi lupi siamo. Tutto quello che è antico, almeno, è nobile. Tu ti lamenti. Hai scoperto che gli uomini sono cattivi e malvagi. Corrompono, si lasciano corrompere. Io me ne infischio di come sono gli uomini, rossi, neri. Loro hanno avuto quello che io non ho potuto avere mai. Mai? Mai, hai capito benissimo, Edoardo. Mai. Ma Antonio, com'è possibile? Mai con chi mi piacesse. Con una donna che io amassi veramente. Ma allora con qualcuna, no? Ma con le altre, sì. Con tutte le altre. Ti devo confessare che anch'io. Sì. Sì, anch'io qualche volta. Oh, non ti dico sempre. Non ti dico nemmeno spesso, ma... Ma qualche volta... E cosa vuoi? Chi sta sempre a cavallo dovrà pur cadere di tanto in tanto. Fino a 18 anni l'amore l'ho fatto nei sogni. Poi una volta, ma solo a metà, in una casa di via Matten, la sera vomitai. Da quel momento non mi è accaduto più. Né nei sogni, neanche solo a metà. Ogni volta che imboccavo quel vicolo, mi prendeva un senso di vomito, come se avessi avuto il mal di mare. E nello stesso tempo ero innamorato, innamorato, ma di tutte le donne, come un pazzo. Ma com'è possibile, Antonio? Io non riesco a capirti. Se tutte le donne erano pazze per te. Questo lo dicevate voi, ma io vedevo le cose in un altro modo. A Roma, l'anno che ci arrivai, mi accadde un fatto nuovo. La sera stessa del mio arrivo mi recai in una certa casa. E prima di avere timori o nausee, io riuscii ad essere uomo. Bene, e allora? La cosa mi parve talmente incredibile che uscii barcollando di felicità. Baciavo tutte le porte, i muri che erano allineati tra il luogo della mia vittoria e casa mia. Quello fu il periodo più bello della mia vita. Allora ero giovane, le donne mi volevano un bene dell'anima. E io almeno ogni tanto riuscivo a rendere una di loro pazza di gioia. Serve, squadrine, studentesse. Poi un giorno incontrai una donna. Parla. Come era bella, un angelo. Non era una creatura di questo mondo. Che esagerazione. Si chiamava Paola. La incontrai in casa di certi amici romani. Cominciai a frequentarla. Fu il mio primo amore. E non tentasti di combinarci qualcosa? Allora passavo interi pomeriggi con una a casa di una di quelle ragazze. Ma con Paola. Ma insomma, ci sei stati insieme o no? Una sera tornando in macchina io la baciai con forza. E malgrado avessi trascorso il pomeriggio con quella donna, io sentii quella forza. Oh, Antonio, come la fai lunga? Arrivammo sotto il portone di casa sua. E prima ancora di salire le scale... No, lascia stare i particolari. Racconta tutto il resto per ordine. In quale stanza ti fece entrare? Nella sua camera. Come, così, direttamente? Sì. E dopo? Dopo cosa avete fatto? Racconta, cosa avete fatto? Spensi la luce e ci abbracciamo. E allora, d'improvviso, un freddo sgomento mi entrò nel corpo fino a paralizzarmi. Lei rimase così seduta sul letto e io le scivolai accanto con la bocca contro le coperte, con le labbra che mi tremavano. Da allora non m'è mai più riuscito né con lei né con le altre, né con nessuna donna di cui mi sono innamorato. E sono state tante. Ma mai nessuno io ho amato come Barbara. Nessuno. Con Barbara io ero certo di riuscire. Ne ero certo, capisci? Per questo l'ho sposata. Quanto è bella. Ma perché non te ne velo bianco? È la seconda volta che sei marita.
Allora è vedova. No, il primo marito campa ancora, ma dicono che non ce ne esce niente. Edoardo, tu sai, tu mi devi dire la verità. Non lo so. La verità è che Antonio sta un po' male. Non ci credo, l'ha fatto apposta. Ma non l'ha fatto apposta. Vuoi che per tanti mesi facesse apposta una cosa tanto insipida? Deve fare una cosa. Questa la deve fare per il suo Dio. Se no gli rompo la faccia. Deve prendersi un amante, due amanti, tre amanti, quattro amanti. Dagliene pure 100 di amanti se vuoi, ma io per parte mia non te lo consiglio. E allora che facciamo? Che facciamo? Incrociamo le braccia. E ci facciamo sputare in faccia da tutti quelli che passano. È meglio non tirare troppo la corda, specialmente quando la corda non è tanto forte. Vuol dire che non ho più un figlio maschio. È morto. È morto mio figlio. L'avevo ed è morto, capisci? Antonio è morto. Ladroni di passo, ladri del nostro sangue, briganti senza battesimo. Eh sì, coi soldi vi siete comprati le persone e la giustizia. Coi vostri soldacci schifosi avete trovato degli altri ladri più ladroni di voi. Rognosi bigotti affamati che vi mangiate questa nostra terra meravigliosa. Vi siete messi d'accordo e avete combinato l'affare come avete voluto voi, eh? E adesso spartitevi pure la torta. Ma dovranno tornare i bei tempi. Vieni via, lascia andare, cui lascia andare, ti prego, lascia andare. In faccia i tempi degli uomini con tanto di... Vieni via. Ladri ipocriti, canteri schifosi. E abbasso il governo. Abbasso il governo. Si bevi ancora. Magari mi prendesse un colpo e ci restassi secco. Voglio che tutti sappiano che Alfio Magnano a 60 anni andava ancora a donne. Aprimi, Mariuccia. Buonasera, signor Alfio. E come mai quel signorino è qua? Che dirà la gente domani se vi fittero entrare? Che il signor Alfio passa le serate in questo quartiere? Proprio questo voglio, che tutti sappiano che sto qui, che tutta Catania sappia che Alfio Magnano con i suoi 60 anni va ancora a donne. E se ci restate? Come sarebbe se ci resto? E se vi piglia un colpo? Alla vostra età non sarebbe la prima volta. Un colpo? Io sono un leone. Una volta, quando io entravo in un locale, i mariti facevano segno alle loro mogli di andarsene. Tempo passato, eh. Allora, se vuoi saperlo, qualche anno fa ho avuto ancora un figlio. Un figlio? E di cui? Da una cassiera. Ah. E ora un nesto figlioso. È morto. Cosa credi? Che abbia avuto solo Antonio, quell'imbecille d'Antonio, per figlio. Molti cornuti hanno allevato loro spese i figli di Alfio Magnano. E chi sono gli altri figli? Il giudice Rossino. Come Rossino? Sì, lo conosci. E come non lo conosco? Brava persona. Avaro. Mi ricordo che da picciotto mi pagava con un uovo sodo. E anche il vicepreside del liceo. Quella carrozza di morto. Sì, quella carrozza da morto. Poi ce n'è un altro. Un ufficiale di marina. È imbarcato. Ufficiale di marina? Mm-hmm. Oh. Magari mi prendesse un colpo. La gente direbbe... Alfio Magnano è morto
nell'adempimento del suo dovere. Ma come volete, signor Rossi? Come volete. Alfio, mio tesoro, fiato mio. Signore, è pronto. Signora, ma come si fa a mangiare, come si fa a dormire, quando l'anima mia è morta su quel letto? Santuzza. Santuzza, cos'è? Per amor di Dio, Santuzza. 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 Riprenditi. Parla, cos'hai? Antonio! Antonio, Santuzza si sente male! Santuzza, su. Santuzza, cos'hai? Cos'hai? Mi vergogno. Ti vergogni? Perché ti vergogni? Di cosa ti vergogni? Mi vergogno. Cosa hai fatto? Sei incinta? Sì. Ma perché non mi hai detto niente? Perché? Non sono sempre stata come una madre io per te. È inutile piangere e vergognarsi adesso. Ormai la cosa è fatta, cara mia. Chi è stato? Di chi è stato? Chi può essere stato quel ladro? Quel figlio d'un cane, chi può essere stato? Se non ti ho perso d'occhio un momento da quando sei entrato in questa casa. È stato in campagna? Lì, in campagna? Sì. Il titavolo Nunzio, quel vecchio maiale? No. Suo figlio Turiddu, allora? No. Qualche vagabondo, qualche bracciante? No. Chi? Ma chi, Santa Genoveva? Se ho detto tutti gli uomini che c'erano là. Antonio! Ninuzzo! Ninuzzo, tu l'hai messo in chieda, tu! Alfio, Alfio, pensa, è stato lui. È stato lui. È stato lui. Perdonatemi, signor Antonio. Tutto il mondo lo deve sapere. Così vorrebbe lui. Vieni. Avvocato Ardizzone! Avvocato Ardizzone! Venatore! Che c'è, signora Rosario? C'è la novità! Dica, dica! Santuzza è incinta! E sa di chi? Di Antonio! Oh. Antonio! Antonio! Ma che? Era intatta! Faceva il vomito, ti dico! Quella un uomo non l'aveva, non dico visto, ma neanche pensato l'aveva! Intatta! Sì! Antonio! Sì, certo! Antonio? È là. Bravo. Bravo, Antonio. Io lo sapevo. Io ero l'unica che l'aveva detto. L'avevo sempre detto io. Bravo, amore mio. Amore mio, eri troppo bello. Troppo bello. Mi soffochi, ti prego. Amore. Grazie. Grazie tante. Congratulazioni, giovanotto. Congratulazioni vivissime. Sì. E Excelsior. Si può? Avanti, zia Giuseppina, Antonio. Avanti. Antonio. Ma è vero? Sì, certo, è stato Antonio, che diamine, è stato Antonio. E dov'è la... Là. Oh, è vero, è vero.
E hai intenzione di sposartela? Sì, certo. E come lo chiamerete il figlio? Alfio. Sono domande da farsi. Eh? Alfio. Alfio, Alfio! Ah. Tu ora devi pensare a una cosa sola. E noi dobbiamo festeggiare questo avvenimento. Anche se siamo in lutto, no? Venite, vieni, zia Giuseppina. Ecco, accomodati qua. Santuzza, prendi i bicchieri, cara. Sì. Ecco, guarda, stai bene qui? E dove abiteranno gli sposi? Abiteranno qui con te? Ah, sì, abiteranno qui, e qui con me, certo. Pensa se ci fosse lui. Ma lui ci vede, lui ci vede. Essere come tutti.